Ciao a tutti e a tutte, benvenuti o benvenuti su The Book Hunter, sono Miriam e in questo canale si parla principalmente di libri, ma non solo, perché mi piace mescolare storia e cultura, che sono tutti argomenti che mi appassionano molto. Questo video in particolare è la seconda parte di una nuova tipologia di video, cioè un video studiato per salutare tutti i libri che se ne andranno da casa Book Hunter. Ebbene sì, sono riuscita a distaccarmi da qualche libro, una piccola parte. In questo caso, tra il primo e questo video, saranno 25 volumi che abbandoneranno la casa, sia per essere venduti oppure per essere regalati. Il primo che vi mostro è un libro che è da tempo nella mia libreria, infatti ha tutti i segni del tempo perché comincia ad essersi ingiallito. Andiamo nell'antico Egitto con La regina eretica di Michelle Moran. È un romanzo che parla di Nefertari, ovviamente la storia si intreccia con quei fatti reali, ma ovviamente è romanzata tantissimo. Ma un mio punto debole è di sicuro l'antico Egitto e tutto quello che ne riguarda, come può essere Christian Jacques, che nonostante i suoi libri siano tutti molto similari, alla fine mi conquista lo stile sempre. Altro libro, Danielle Steel, Silenzio e Onore. Allora, piccola precisazione, questo non è un libro che ho letto. Non ho intenzione di leggere e quindi mi è stato regalato, nel senso che chi l'ha letto prima di me ha detto se lo volevo, vuoi che dica di no quando mi regalano un libro, però dopo averci pensato un po', ho pensato che tanto non l'avrei letto, un libro che penso che non mi chiamerà mai e quindi tanto vale darlo a qualcuno che magari ha più desiderio di me di leggerlo. In edicola, molto tempo fa, uscivano dei mini gialli e ne ho collezionati un paio. Sono proprio mini storie. E sono tutte storie di Conan Doyle e ovviamente di Sherlock Holmes. Questi racconti ce li ho in volumi più grossi e quindi ho deciso di eliminare queste piccole edizioni. Sono piuttosto rovinato, quindi non so se riesco a ricavarne qualcosa. Prima raccoglie Uno scandalo in Guegna e La lega dei capelli rossi, e l'altra Cinque semi di arancio e L'uomo dal lavoro spaccato. Andiamo nel mondo della fantascienza con Stranger Things e Suspicious Mind. Questo è il primo volume. Che è il primo romanzo ufficiale dato dalla saga che ha avuto molto successo di Stranger Things. Siamo arrivati alla terza stagione, in attesa della quarta, sperando che esca, visto che la pandemia sembra rallentare, quindi dare modo anche al cinema di poter tornare a lavorare. Questo in particolare è un evento antecedente a tutta la storia e parla soprattutto della madre di Eleven. Ho deciso di lasciare andare via perché rientra in quei libri che mi sono piaciuti abbastanza, però non desidero tenere. Dopo aver visto con Giulia Leoni Dante Alighieri che indaga, poteva mancarmi anche un altro libro, questo, sempre di un autore italiano, di Francesco Fioretti, è il libro segreto di Dante, Il codice nascosto della Divina Commedia. Una storia alla Dan Brown, quindi al codice da Vinci, in cui ci sono intrighi, c'è teoremi, sopraintervenzioni. Insomma, lo stile è quello, però è da un autore italiano, è un thriller che mi è piaciuto abbastanza, ma che non ho intenzione di tenere e vorrei che qualcun altro lo leggesse. Poi andiamo in tutt'altro genere.
Andiamo sempre, però rimaniamo sempre con un'attrice italiana, Claudia De Lillo, in cui parla della sua vicenda, quindi non solo mamma e non solo due. È una storia strapparisate, in cui parla ovviamente della sua situazione, in cui nel primo volume diventa madre per la prima volta e deve incastrare la voglia e il dovere di essere madre e il dover lavorare per mantenersi. Quindi continuare, deve trovare il giusto equilibrio fra lavoro e vita a casa, vita familiare. Nel secondo volume i problemi aumentano perché ovviamente dopo il primo figlio ne è arrivato un altro e sta per arrivarne un terzo. L'ilarità anche è in aumento. Sono libri che si leggono molto piacevolmente e che penso che ogni madre si ritroverà. Rimaniamo in scrittori italiani con Alessia Gazzola. Non è la fine del mondo. Alessia Gazzola è la scrittrice che ha fatto la serie della Leva. Non ha scritto solo questi romanzi, anzi, per il momento sembra aver messo da parte la saga, anche se non è terminata, per dedicarsi ad altre scritture. Tra queste c'è Hunger, appunto, Non è la fine del mondo. È una commedia romantica con quel tocco di ilarità, in cui c'è sempre come protagonista una ragazza fresca, allegra, che riesce sempre a mettersi nei guai, ma a trovarne anche la soluzione. Altro scrittore italiano. Io avevo già presentato un suo volume, ne ho un altro di Fabio Volo, Il giorno in più. Questo tra l'altro è stato ho fatto anche il film, mi sembra. È una storia un po' più toccante rispetto all'altra, perché racconta di una storia d'amore vissuta in modo particolare fra i due e il protagonista maschile, che è sempre stato un po', diciamo, farfallone, che non ha mai trovato l'anima gemella, forse si sente un po' perso perché forse l'ha trovata, ma non è il momento giusto. Insomma, questo è un libro, devo dire che Fabio Volo mi ha abbastanza sorpreso con questo romanzo, nonostante di solito sia un autore che leggo per svago, come un po' può essere la Gazzola o la Kinsella. È un romanzo un po' più sentito e un po' più con un certo carattere, diciamo. Potevo riuscire a fare un unico video? No, perché ovviamente avevo la memory card piena. Va bene, ci sta. Ultimi due libri. Allora, questo per tornare al mondo egizio, antico Egitto, Eli Spetters e l'enigma della piramide nera. È il secondo volume dell'autrice dedicato a questa protagonista. Il primo è Il caso del sarcofago scomparso e qui vediamo come protagonista Amelia Peabody. Amelia è una sorta di Indiana Jones dei primi anni del Novecento. Come potete immaginare, una donna che studia, che ha studiato e che ha una mente superiore rispetto agli uomini è sempre vista male, purtroppo. E qui ci viene presentata questa protagonista che riesce con la sua perspicacia e il suo intelletto a risolvere tantissimi misteri. Vediamo un po' di cosa parla questo volume. La nuova stagione di scavi in Egitto si annuncia eccezionale per Amelia Peabody, suo marito Radcliffe Emerson e il loro vulcanico figlioletto Ramses, che a solo 8 anni si comporta già come un esperto archeologo. Dopo alcune trattative, infatti, sono riusciti ad avere l'autorizzazione a studiare la camera mortuaria della mitica piramide nera ad Assur. Ma già al suo arrivo al Cairo, Amelia ha la sensazione che qualcuno voglia approfittare del loro lavoro per appropriarsi illegalmente dei preziosi reperti.
Non a caso gli scavi vengono rallentati in una scoraggiante serie di incidenti e morti misteriose. Ma quando un gruppo di individui tenta di rapire Ramses durante una notte di luna piena, Amelia capisce che, per fermare quella catena di violenze, l'unico modo è smascherare e incastrare il solo uomo capace di tali misfatti. La mente criminale, l'inefferrabile ladro che ha già tentato di uccidere lei e suo marito Emerson, che evidentemente non ha alcuna intenzione di lasciarli in pace. Ecco, un bel thriller, legato ovviamente all'antico Egitto. Stiamo sempre nei thriller storici con Matilde Asensi e in questo caso è Jacobus. Dopo l'ultimo catone, che mi è piaciuto molto, ho desiderato tantissimo leggere anche questa avventura thriller, e devo dire che anche la pena dell'Assensi per questo genere è molto valida. È l'anno del Signore 1315, quando Galceran de Born, celebre erudito medico, cavaliere dell'Ordine degli Ospedalieri, già crociato in Terra Santa, riceve l'improvvisa convocazione del pontefice. È per la fama di risolutore di misteri e di enigmi impossibili, per il suo comune investigativo è stato soprannominato il Perquisitore, che Sua Santità gli affida un'indagine segreta molto delicata. L'Ordine del Tempio, somma potenza della cristianità il cui oro faceva gola al re di Francia, è stato sciolto. Accusati falsamente di eresia, sospettati di essere approfittati dell'Arca dell'Alleanza e del tesoro del re Salomone, i cavalieri templari sono stati processati dall'Inquisizione e condannati al rogo. Il Papa teme però che alcuni siano sopravvissuti e che, dopo essersi vendicati dei loro accusatori, stiano adesso tramando contro la sua persona. Molti, troppi sono infatti tuttora inspiegabili di cui il pontefice vuole venire a capo. Dov'è finita l'imponente flotta dei templari salpata per una destinazione ignota all'inizio della persecuzione, con tutti i tesori della Terra Santa? E tocca quindi a Galceran, affiancato dal giovanissimo scudiero Jonas, che sembra non avere un passato, e da un'ebrea affascinante quanto enigmatica, la maga Sara, cercare di risolvere questo intricato mistero, eccetera, eccetera. Insomma, sono tutti romanzi, come vedete, molti più sono thriller, gialli comunque con omicidi o comunque persone che indagano, e ci sono poi dei romanzi un po' più leggeri. Se state seguendo i miei ultimi wrap up avrete capito che il mio gusto letterario è variato un po'. Adesso sono un po' più verso la narrativa, leggo un po' più di tutto. Quindi ho lasciato un po' da parte i thriller, anche se ogni tanto mi stuzzica, per leggere diversi altri titoli. Per questa puntata ci salutiamo, ci vediamo nel prossimo video, nel frattempo fate tante buone letture. Come sempre, se il video vi è piaciuto lasciatemi un like, se non lo siete iscrivetevi al canale e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati per le nuove uscite. Ci vediamo presto in un prossimo video. E nel frattempo fate tante buone letture. Ciao!